Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ufficialmente primo video makeup del 2023 in cui ci trucchiamo insieme e ho deciso di fare con voi una piccola challenge che si chiama One Dip Challenge, viralissima su TikTok. In che cosa consiste? Semplicemente possiamo utilizzare solo un pump di ogni singolo prodotto, quindi una sola dose senza ovviamente barare. Quindi vedremo un po' quale sarà il risultato che otterremo insieme. Ma prima di cominciare, come vi accennavo nello scorso video, ho modificato settimana scorsa le impostazioni delle luci, quindi spero che si veda tutto abbastanza bene. Sto cercando di lavorare sul bilanciamento del bianco, quindi spero di non essere arancione, verdognola o cose strane. Quindi vabbè, abbiate un po' di pazienza, arriveremo al risultato ottimale. Comunque, bando alle ciance, direi che possiamo cominciare. Allora, ho zoomato l'immagine, ho fatto anche la coda invece di usare le solite mollette perché i miei capelli mi stanno facendo impazzire in questo periodo. Ho appena fatto il colore da una settimana più o meno e quando faccio il colore mi si sporcano subito. Ma se inizio a lavarli tutti i giorni, poi devo per forza lavarli tutti i giorni e non voglio assolutamente finire in quel loop. Quindi oggi avremo questa bellissima coda, così poi stasera le posso lavare serenamente. Comunque, cominciamo direi dalle sopracciglia. Facciamo una cosa velocissima perché è lo step, diciamo, un po' più semplice, un po' più noioso. Tra l'altro, in questo video cercherò di utilizzare anche qualche prodotto nuovo per farvi vedere in azione. Andiamo a utilizzare il Fluff Up Brow Wax di Benefit, che è il nuovissimo prodotto che serve per rendere le sopracciglia pettinate, dare quell'effetto tipo laminazione. E l'ho provato in questi giorni, devo dire che non mi sta dispiacendo, anche se penso di dover perfezionare un po' la tecnica per riuscire a tenerle proprio fissate per bene per più tempo. Quindi adesso andiamo così e le pettiniamo e poi andremo a colorarle dopo, quindi dopo che avremo fatto tutta la base praticamente. E ovviamente adesso ho prelevato il prodotto solo una volta, non vado a prenderne altro, ma appunto per le sopracciglia di solito non mi serve fare più passate di prodotto. Quindi facciamo così. E tra le altre cose devo anche assottigliare un pochino le sopracciglia, proprio di pochissimo, perché ho notato che quando le faccio un po' più sottili mi piacciono molto di più. Comunque, bando alle ciance, andiamo a utilizzare il primer. Come primer utilizziamo il Catrice Poreless Blur Primer e dobbiamo andare a utilizzarne ovviamente soltanto una dose, quindi devo stare molto attenta qua perché questo mi serve. Di questo di solito tendo a usarne un po' di più, direi di prelevarne così. Dicevo, di solito di questo qui cerco di prenderne un po' a sufficienza per riuscire a coprire per bene un po', specialmente i pori, anzi specialmente le cicatrici qua, e lo vado a tamponare per bene. E questo qui praticamente è un primer che va a riempire i pori e a levigare la pelle e allo stesso tempo va anche a opacizzare. E fin qui direi che sta andando molto bene, però siamo ancora con prodotti abbastanza semplici. Adesso arriviamo alla parte difficile, che è il fondotinta. Come fondotinta ovviamente io vado a giocare un po' di astuzia, diciamo, e vado a prendere il Natural Radiant Longwear di NARS. Io utilizzo la colorazione Deauville e questo qui è un fondotinta con una coprenza da media full, però è veramente molto bello perché rimane comunque abbastanza sottile, ha un finish semi-opaco, non è secco, quindi mi piace molto. Ne ho finiti tipo 3 o 4 di questo qua, non so neanche a quale sia arrivata, però non andiamo a stenderlo con la Beauty Blender, andiamo a stenderlo col pennello perché ovviamente la Beauty Blender va ad assorbire un po' il prodotto, quindi dobbiamo anche un po' farci furbi in questo caso. Vado a prelevarne un pump, che è questo. Oh no, com'è possibile? Sono una sfigata. Non so perché, ma nella mia testa il pump sarebbe stato tipo più liquido e sarebbe uscito molto più prodotto di così. E ora devo truccarmi letteralmente con una goccia di fondotinta. Posso farcela? Posso farcela. Allora, andandolo a stendere con il pennello, molto probabilmente riusciremo a farcelo bastare. Diciamo che questo serve anche un po', soprattutto a me che tendo a usare tanto prodotto, specialmente per quanto riguarda il fondotinta. Magari, sapete, non lo so, magari scopriamo che di questo basta soltanto un pump e che fa una magia incredibile, ma io non ce la farò mai usarne soltanto uno. Qui vi faccio vedere il residuo, ho cercato di prenderne pochissimo col pennello e sto andando a stenderlo con questo pennello qui di Zoeva, che è il numero 102 Foundation Blender, che mi sta piacendo tantissimo. Mi pare di averlo preso su Lookfantastic, è veramente bellissimo questo pennello perché ha le setole morbide, però vedete che stende bene il fondotinta senza lasciare delle righette, no? Però io vi giuro che non mi basterà mai. Più che altro per i rossori, perché come macchie, brufoletti, non voglio dirlo ad alta voce per non portarmi sfiga da sola, ma in questo momento diciamo che
sto reggendo abbastanza bene con la pelle, però per i rossori non mi basterà mai. Cioè, forse avrei dovuto stenderlo con le mani. Avrei sicuramente ottenuto un effetto più coprente. Però un'altra cosa su cui sto ragionando è che se lo stendiamo più che altro per uniformare, poi possiamo utilizzare il correttore, tipo in questa zona qui, avrei potuto non applicarlo, così come sul naso. Riusciamo a farlo funzionare, dai, però ci sono rimasta troppo male, mi aspettavo che uscisse molto più prodotto di così. E il bello è che ho anche detto gioco d'astuzia, uso quello di Nars, che così almeno riesco a prelevare sufficiente prodotto, e invece no, io sto letteralmente sfumando la mia mano per cercare di prendere più prodotto possibile, ma questa guancia è ben coperta, mentre questa no. Cioè, vedete tutti i puntini sotto? Interessante. Molto bene, brava. Vabbè, bene, niente, giocheremo con contour e correttore. Mi sembra l'unica opzione possibile. Allora, vado a rimuovere quello che ho sul dorso della mano con una salvietta e andiamo questa volta con il correttore. A questo punto, spero di riuscire a farmi furba, vado ad utilizzare il Tarte Power Flex Concealer di Tarte, colorazione 20N Light Neutral, e vado ovviamente a prelevarlo. E non so se andare sul dorso della mano o se fare dei puntini e sfumarli, perché se utilizzo sempre questo è sempre la stessa dose teoricamente, quindi io farei così e lo schiaccio per bene anche un po' qua, ma questo potrebbe anche bastare, sapete? Cioè, questo basterà di sicuro, dai. Vado a metterne un po' anche qua sulla palpebra, così riusciamo a sfruttarlo bene anche come base per l'ombretto. Io mi sto prelevando tutto quello che c'è attaccato, perché non si sa mai, e andiamo a sfumarlo prima di tutto con questo pennello qua di Real Techniques, che è il numero 242, ed è un pennello meraviglioso che ho scoperto recentemente. Anche questo era stravirale, ma non l'avevo mai provato, e invece mi sta piacendo tantissimo, perché guardate come sfuma bene il prodotto, però allo stesso tempo non lascia assolutamente segni delle setole ed è super delicato perché ha le setole morbidissime, quindi non è tipo uno di quei pennelli che passate vicino agli occhi e vi graffia quasi, ma essendo così tanto morbido va a sfumare per bene senza sprecare prodotto, senza lasciare segni. E devo dire che col correttore comunque me la sono giocata molto bene, perché ho scelto un correttore abbastanza coprente, anche se credo che passerò comunque sopra leggermente con la Beauty Blender bagnata per sfumare ancora meglio e togliere più che altro l'eccesso di prodotto, perché nel dubbio ne ho messo tantissimo, quindi posso andare a rimuoverne un po'. Preferisco togliere piuttosto che non avere niente con cui lavorare in questo caso, però riusciamo almeno a ottenere un risultato decente. Però vedete, secondo me sbaglio qualcosa con quel prodotto di Benefit per le sopracciglia, perché non me le tiene pettinate a lungo, cioè già adesso dovrei ripassarlo praticamente. E non lo so, devo un attimo capire cosa sbaglio. Ora vado a prendere la spugnetta bagnata e vado a passarla sul contorno occhi per rimuovere leggermente un po' l'eccesso di prodotto, per evitare l'effetto super cakey, quindi pesante sul viso. Ho questi capellini che ogni tanto appaiono. Fino a qui comunque tutto bene, dai. Diciamo che possiamo lavorare con questo, possiamo fare qualcosa. Ora vado ad utilizzare il blush di Made by Mitchell, che in realtà è un contour liquido, nella colorazione Shady Business. E qua io la vedo grigia perché questa è la quantità di prodotto che andremo a utilizzare. Vado a prelevarla qua sul dorso della mano. Il problema di questo, che è quello che è un po' challenging appunto, è che è molto liquido e non è tanto pigmentato. Quindi non so se riusciremo effettivamente a ottenere un risultato decente, però cioè guardate quanto è liquido. Andiamo a utilizzare un Mesau da F11 e andiamo ad applicarlo appunto come contouring, anche se questo è un po', cioè un po', è un bel po' caldo. Posso dire che non lo so, secondo me il 2023 sarà l'anno per me dei trucchi freddi. Ho questa sensazione, poi appunto da quando ho scurito i capelli, non so, mi vedo meglio con i colori freddi. Questa cosa mi spaventa moltissimo, perché se mi seguite da tanto tanto tempo, probabilmente vi ricorderete che io ero quella strafissata con i toni caldi. Io veramente 90% dei look che ho fatto nella mia vita erano con i toni caldi. Poi anche bronzer, blush, cioè proprio sempre con questo arancio, sempre con questi toni caramellati, molto caldi. E adesso mi ritrovo in una fase in cui sto cercando proprio tanti colori freddi, che nella mia makeup collection appunto non ho, per la base più che altro, perché vabbè, per gli occhi sì, ma per la base proprio zero. E però devo dire
dire che mi sembra che mi stiano molto bene. E quindi, non lo so, sono un po' in fissa e quindi ci sarà da ridere. Preparatevi a vedere una nuova Giulia sbloccata, amante dei toni freddi, che veramente è una di quelle cose che avrei detto proprio mai. Non mai, perché comunque mi sono sempre piaciuti, però non mi ci sono mai vista bene. Adesso invece sono tipo team toni freddi. Ci sarà da ridere. Comunque, scherzi a parte, questo è l'effetto del bronzer liquido, diciamo, perché contour non lo chiamerei essendo così tanto caldo. E devo dire che per il momento la base mi sembra veramente quasi flawless, cioè proprio mi piace molto come sta uscendo, quindi per ora stiamo andando alla grande. Adesso, come blush, ovviamente anche qui gioco d'astuzia, vado ad utilizzare un blush di Rare Beauty, che sono famosissimi per essere ultra pigmentati. Questo è nella colorazione Bliss, che al momento è il mio preferito. No, però sapete una cosa, ho in mente un look per dopo e prendo un altro colore, arrivo. Più che altro perché ho in mente un look per dopo e so più o meno che cosa voglio utilizzare, quindi andiamo a usare un colore un pochino più freddo, che è questo qua e si chiama Believe, che come potete vedere anche abbastanza scuro, quindi assolutamente non da me, però appunto con il look che ho in mente potrebbe starci molto bene. Dicevo, questi sono molto famosi per essere strapigmentati, quindi nel dubbio io ne metto un bel po' e poi ci passo con la Beauty Blender. Tra l'altro posso dire che, se non erro, oh wow, ma cosa ho fatto? Adesso passiamo veramente molto con la Beauty Blender, ok? Dicevo che questo colore secondo me non l'avevo neanche ancora provato, o forse l'avevo provato soltanto un paio di volte perché non me lo ricordavo così intenso. Andiamo decisamente con la Beauty Blender, così leviamo l'eccesso di prodotto molto velocemente, perché sennò qua, se si asciuga, siamo finiti. Io volevo una tonalità leggermente fredda, ma qua insomma ho fatto un po' tipo livido, che comunque è una bella tonalità, non sto dicendo quello, però non me lo aspettavo così scuro, sennò sarei andata con un tantino di colore in meno. Cosa stavo dicendo? Che bella la base, cheat. Non aggiungo prodotto, ma vado con il pennello che ho usato prima per il correttore senza aggiungere niente, così ci passo sopra e forse riesco ad attutirlo un po'. Vedete, questi video challenge secondo me sono carini perché, vabbè, prima di tutto per fare qualcosa di nuovo, di diverso dal solito, almeno non facciamo sempre la stessa cosa. Poi anche perché, essendo appunto una challenge, devi anche un attimo, come dire, trovare delle soluzioni, diciamo, perché vedete che adesso per esempio con questo blush bisogna trovare una soluzione al volo, non potendo andare ad aggiungere altri prodotti devi cavartela con quello che hai, quindi sono molto carine queste challenge. E tra l'altro, se avete qualche challenge da fare, secondo me quest'anno possiamo inserirne anche qualcuna in più, giusto per appunto per divertirci, per provare cose diverse. L'altro giorno, così senza appunto registrare, ho provato a fare quel look intero facendo solo uno strato di prodotto, quindi non mettendo tutto il fondotinta su tutta la faccia, ma mettendo appunto correttore nei punti dove va il correttore, contour, blush, illuminante e poi il fondotinta solo nei punti vuoti e sfumare il tutto. Ragazzi, sì, era bellissimo. Secondo me è la prossima challenge che possiamo fare. Fatemi sapere se vi interessa vederlo, perché secondo me il risultato era pazzesco. Si usa molto poco prodotto, quindi veramente fantastico. Adesso arriva la parte più interessante, perché dobbiamo andare a utilizzare la cipria. Questa qui è la Prism Libre di Givenchy. Io ne metto un po' nel tappo. Vado a prendere il mio puff di Essence Cipria e vado una sola volta. E questa è difficile, sapete perché? Perché non è mescolata. E questa è divisa in quattro parti, ne ha una parte rosa, una gialla, una bianca e una tipo color sabbia, e mischiandole insieme formano il colore perfetto. E qui in realtà non le ho mescolate, l'ho semplicemente prelevata, ma vi devo dire che secondo me riusciamo a farla funzionare lo stesso, ed è comunque bastata, non per fare proprio il baking, perché ovviamente non ci riusciamo, ci vorrebbe molta più quantità, però siamo riusciti a ottenere un effetto totalmente opaco senza sprecare prodotto. E non ho messo l'illuminante liquido prima di fare questa cosa, povera me. Dicevo che non ho messo l'illuminante liquido, che è questo qui sempre di Rare Beauty nella colorazione Enlighten. Ora, avendo messo la cipria, io temo che non funzionerà esattamente come dovrebbe funzionare, però proviamo a metterlo sullo stesso. Teoricamente è sempre meglio mettere prima i prodotti in crema e poi le polveri tutti insieme. In questo caso appunto c'è stato questo piccolo problema, quindi vado a prendere un po' di questo illuminante qua, che tra l'altro non ho ancora capito se mi piace tantissimo o se niente di che, e devo anche ordinare quello nuovo in polvere, ma sto aspettando una cosa prima di poterlo fare. Vado ad applicarlo direttamente con le dita e lo sfumo sempre con le dita. Non so, vedete, però
non mi fa impazzire, vi dico. Su questo sono rimasta un po' della mia vecchia opinione. Non mi piace, no, proprio particolarmente. Perché dallo schermo, vabbè, con le luci riflette è anche carino, ma dal vivo si vede veramente poco. Lo sto prendendo dal dorso della mano e non sto barando, giuro. Dal vivo si vede veramente poco. Poi vabbè, il colore, ok, è chiaro per me e siamo d'accordo, però sinceramente non lo ricomprerei. Cioè non mi dà niente di che. Ok, look naturale va bene, però è proprio, non so, è proprio fiacco, non so, non mi convince. Sono curiosissima di provare quelli in polvere nuovi, però appunto, come vi dicevo, devo ancora ordinarlo, però su questo qua non sono convinta. Allora, adesso dobbiamo andare a disegnare le sopracciglia con la Brow Pen di Nabla. Questa si chiama Brown Vision, colore Natural Brown, e ovviamente in questo caso sarà abbastanza semplice perché non dovrò chiuderla, tutto qua. Quindi andrò a fare la mia applicazione, il mio disegno, senza andare a reinserire il tappo per riempire di nuovo il colore. E su questa comunque non ci sono grossi problemi perché è abbastanza pigmentata, non serve neanche andare a prelevare più di tanto prodotto, e appunto il risultato che cerco ultimamente è comunque abbastanza naturale. Addirittura ieri, dopo una vita, mi sono truccata, ho fatto tutta la base, ho messo mascara e rossetto, ma non ho disegnato le sopracciglia, le ho lasciate così come erano, e stranamente mi è anche piaciuto il risultato finale. Cioè stranamente, perché non ero più abituata a vedermi senza le sopracciglia disegnate, quindi non pensavo mi piacesse, e invece mi piaceva molto. Ragazzi, adesso arriva veramente la parte peggiore di questa challenge, perché dobbiamo andare a fare il trucco occhi prelevando il colore solo una volta. Veramente non è così semplice, almeno per me, io non sono abituata, di solito vado a prelevare il prodotto più e più volte, quindi sarà interessante. Allora, direi che andiamo a usare questa palette qui di Mesauda, che è la Deep Smoky della collezione Bare Harmony 2.0, che ho utilizzato soltanto una volta. Uso di più la Cool Bronze, mi piace da morire, ma questa qua ancora non l'avevo provata. Come vi dicevo, sono in una fase trucchi freddi, colori freddi, quindi è il momento di darle una chance. Direi che cominciamo con questo colore qui che si chiama Incense. Probabilmente ho sbagliato la pronuncia, ma va bene così. Andiamo a utilizzare il pennello di We Makeup che si chiama Classic Shader. Io non ce la posso fare, devo solo prelevarlo. Cioè non so se posso prelevarlo per entrambi gli occhi o solo per un occhio. Facciamo così. Allora, vado a prelevarne un bel po'. Ok, non mi basterà mai, perché volevo fare pure un yellow eyes. Non basterà mai. Faccio uno swatch dell'altro ombretto che vorrei usare al centro. Sì. Niente, andiamo a fare un yellow eyes. Almeno cambiamo anche un po' la forma rispetto al solito, quindi vado a tamponare il colore. Facciamo così, lo tampono dappertutto, però è impossibile farlo bastare. Cerco di tamponarlo in tutti e quattro gli angoli, diciamo. E poi cercherò di spostarlo in qualche modo e sfumarlo. Questa è veramente, è la parte peggiore di questa challenge, perché non, come faccio a renderlo strapieno e pigmentatissimo? Cioè ok, già così comunque vedete che solo uno swipe sono comunque degli ombretti pigmentatissimi, però ovviamente il colore non uscirà pieno come al solito perché ne prelevo molto meno rispetto al solito. E in tutto ciò io credo di aver visto questa challenge più per la base che per gli occhi. Mamma mia, chiedo anche scusa per le mie labbra super secche, adesso metto sopra qualcosa perché sono inguardabili. Ho preso un po' di freddo questo weekend, quindi vado a mettere sopra qualcosa. Ok, non è risolto, ma comunque meglio. Non ho prelevato niente dal pennello, lo giuro, su quello che volete. Ora vado a tirare leggermente sul colore il più possibile, almeno per arrivare sopra la mia piega dell'occhio. E poi io vorrei scurire con il nero, ma secondo me non ci riusciremo nemmeno, perché non c'è proprio la base qua. Questa è tosta, ok? Mettetevi nei miei panni, devo anche riuscire a fare un qualcosa di decente senza andare a prelevare altro prodotto, cosa che è difficilissima perché mi viene istintivo quasi. Però vi devo dire che secondo me non è così bello come sarebbe stato usando più prodotto, però forse riusciamo a ottenere qualcosa di molto carino. Un po' fiacco, molto fiacco, però lo facciamo andare bene così, dai. Andiamo a usare un pennello leggermente più piccolo, che è sempre di We Makeup, si chiama Short Shader, e andiamo a prendere Soot, che è questo, quindi il nero. Oh, l'ho toccato. Ah! Allora, tolgo quello che ho prelevato, perché sennò è come prelevarlo due volte. L'ho tolto. Vado a prelevarlo. Mm.
Tolgo l'eccesso perché secondo me se no facciamo il danno. Lo vado ad appoggiare proprio nell'angolo esterno dell'occhio e anche un po' nell'angolo interno. Già comunque si vede quanto è pigmentato questo nero, eh. Ora vado a prendere un pennello a penna pulito e sfumo leggermente i bordi. Questo nero è pigmentatissimo. Poi chiaramente non è pieno come potrebbe essere prelevando più prodotto, ma immaginate proprio stampando per bene il colore. Sarebbe stato pazzesco. Non vado a prelevare altro colore, provo a stamparne leggermente un po' di più qua per dargli la forma giusta. Per come l'ho tamponato c'era tipo una macchia, ma non era macchia, era vuoto. Quindi facendo così in teoria riusciamo a risolvere, facciamo così e sfumiamo bene. Ecco, una cosa che non ho valutato è la rima inferiore. Come faccio a mettere prodotto sulla rima inferiore se non ho, cioè se non posso prelevarne altro? Ne prelevo altro? Cosa faccio? Allora, direi soltanto per completezza del look vado a prendere una passata del nero, quindi facendo così, e lo vado ad applicare nell'angolo esterno e interno dell'occhio. E praticamente al centro mettiamo lo shimmer, sia sopra che sotto. Mi sembra la soluzione migliore, perché sennò risulta proprio troppo incompleto. Lo facciamo così, visto che sono qua e lo posso ancora fare, lo sposto, cioè lo faccio proprio attaccare anche sulla rima inferiore, così in caso possiamo coprirlo, perché poi diventa un casino se non lo facciamo adesso. Quindi facciamo così e usiamo un pennellino proprio qua nell'angolo esterno per rimuovere questa linea netta. Ora, per quanto riguarda lo shimmer, potremmo sicuramente usare uno di questi che ci sono qui all'interno. Vi faccio gli swatches, ma non voglio usare questi qui perché adesso vi spiego il motivo. Vi faccio vedere come sono le colorazioni così vi fate un'idea. E sono queste che sono veramente bellissime. Secondo me queste palette di Mesauda sono proprio belle. Però, come vi dicevo oggi, non voglio utilizzare questo shimmer, questi shimmer qui, perché vorrei utilizzare invece un ombretto singolo di Charlotte Tilbury, che è nella colorazione Smoky Quartz. Che è questo colore meraviglioso qua, bellissimo. Anche qui faccio lo swatch, ma non è quello che userò dopo. Cioè, adesso lo pulisco e poi lo preleviamo per bene. Ma guardate che bello che è, voglio metterlo al centro della palpebra perché sembra meraviglioso. È il quarto, ok? Due me li hanno mandati loro, cioè me li ha mandati Charlotte Tilbury, due li ho acquistati io sul sito. Sono bellissimi. Valgono 30 euro l'uno? Molto probabilmente no. Ci sono sicuramente tantissimi ombretti shimmer metallici belli tanto quanto questi, però devo dire che a me stanno piacendo tanto e che li sto utilizzando tanto, quindi oggi andiamo a utilizzare questo colore qui. Tra l'altro l'ho acquistato sul loro sito, sul sito di Charlotte Tilbury, e non c'è dogana. Adesso vado a prenderlo con le dita ed è questo. Mamma che bello! Lo tampono al centro della palpebra e poi sistemiamo, direi, i contorni. E anche qua c'è da ridere perché non mi basta. Ma non perché non mi basti, però a me piace l'effetto super pieno. E quindi sono abituata a prenderlo più volte. Ecco, adesso lo prendo da qua e lo sposto di qua. Mamma mia, cosa non mi sto inventando per far funzionare questo look oggi. E lo trascino leggermente anche sopra la piega. È bellissimo, ma non rende per niente, non rende proprio. Non sta rendendo perché è poco. Facciamo così, adesso terminiamo il look e poi io ne vado a prelevare ancora perché voglio farvi vedere com'è l'effetto pieno e voglio vedere anch'io com'è. Adesso vado a riprendere il mio pennello a penna, questo qua, e vado nell'angolo esterno, nell'angolo interno a sfumare leggermente. E questo ombretto singolo comunque all'interno tantissimi micro glitter super luminosi, quindi l'effetto devo dire che per ora vedendolo così mi piace molto, ma lo voglio proprio vedere pieno per una questione di soddisfazione personale. Ho proprio aspettato questo video, cioè ho aspettato di registrare un video per vedere l'effetto e ora non lo posso vedere, non ci sto. Cioè guardate che bello, riflette tantissimo la luce, bellissimo. Sì, facciamo così, dopo lo riempio perché voglio vederlo, voglio proprio vedere com'è. Adesso manca il mascara, questo praticamente lo prelevo senza reinserirlo, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Uso ovviamente il Perricone MD perché sto testando un altro mascara, io ve lo dico, vi piacerà
tantissimo, ma non è ancora uscito per quello che ne so, quindi non voglio dare fuori spoiler che non vanno fatti. Quindi andiamo a utilizzare Perricone, che comunque è stato il mio preferito per mesi e mesi, anche se qua devo riuscire a fare entrambi gli occhi senza prelevare altro prodotto, quindi inizio ad applicarlo così. Ok, questo qui è il risultato con il mascara. Posso dirvi che comunque, nonostante tutto, il look mi sembra che sia uscito abbastanza bene. È un po' più basso di quanto non avrei voluto, perché di solito cerco di alzare leggermente il colore proprio appena appena sopra la piega per fare in modo che si veda un po' meglio, specialmente quando ho gli occhi aperti, perché altrimenti non si vede niente. Però mi sembra che siamo riusciti a farlo funzionare in qualche modo, quindi per adesso va tutto bene. Adesso rimuovo il mio lip balm e passiamo alle labbra. Allora, per le labbra abbastanza semplice, andiamo a utilizzare la matita di Nabla Close Up Lip Shaper 1.5 e il rossetto di Nabla colorazione Glam On. La difficoltà del rossetto sta nel fatto che posso fare una sola passata, quindi devo capire se mi conviene farla sopra o sotto, quindi questo è il fattore, diciamo, che complica un po' le cose. Piccola parentesi, questo temperino di Essence rosa, se lo trovate prendetelo perché è fantastico. Ha due lati, uno per le matite normali, uno per i matitoni, ma ha il tappo, vedete, quindi resta tutto dentro, perciò niente casino e fa il suo lavoro. Oltretutto, essendo di Essence, costa veramente poco. Comunque, vado a disegnare il contorno labbra con la matita 1.5 di Nabla. E appunto vado ad utilizzare Glam On, che è un nude stupendo, è il mio preferito dei rossetti nuovi di Nabla, è bellissimo, e vado a fare solo una passata sul labbro inferiore. Non basterà mai. Non basterà mai. Vabbè, qualcosa siamo riusciti. Vabbè, sì, dai. È che questi sono molto opachi, quindi non è così semplice. Non è uno di quei rossetti cremosi che si stampa subito. Quindi, sì, hanno una lunga tenuta, ma usarne soltanto uno strato non rende il colore bello pieno. Cioè, è comunque pieno, ma non di nuovo al pieno del suo potenziale. Questi sono veramente molto belli. E anche belli confortevoli. E soprattutto sono riempitivi, quindi fanno quell'effetto tipo levigato quasi sulle labbra. Bellissimo. Però questo qui è il look ufficialmente terminato, usando soltanto un pump di ogni singolo prodotto. Spero di non aver barato in nessun modo senza accorgermene. Io vi giuro che ci ho messo tutte le mie buone intenzioni e devo dire che il look mi piace tantissimo. Non è perfetto, perché non è perfetto, però mi piace tanto. Adesso, come vi dicevo, terminata la challenge, vado a prendere di nuovo l'ombretto di Charlotte Tilbury perché voglio veramente vedere l'effetto pieno, e quindi vado a tamponarlo per bene sia da una parte che dall'altra per riempirlo. Era bello anche prima, se posso. Perché comunque, sì, dava quell'effetto pieno, però aveva questi brillantini mini che andavano a svolazzare un po' in giro. Quindi comunque la sua figura la faceva comunque. Però così è tutta un'altra questione. Bellissimo, wow. Spero si veda bene, perché è veramente bello. Ha fatto un pochino di fallout, quello sì, però ho notato che non si sono attaccati alla base, per fortuna. Basta semplicemente prendere un pennello e trascinarli via. Quindi quelli di prima non si erano attaccati, adesso stai a vedere che questi si attaccano tutti. No, non mi sembrerebbe. Non chiedetemi cosa mi stia succedendo qui. Non ho la più pallida idea perché sto diventando rossa. Secondo me ho appoggiato sopra il dito con sopra il rossetto. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo. Comunque, questo qui è il look ufficialmente finito. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, anche perché appunto vorrei ricominciare a inserire qualche challenge, non tipo tutti i mesi, però ogni tanto magari fare qualcosa di diverso per cambiare un po', anche per vedere un po' quel lato divertente del makeup, che non è necessariamente il provare sempre nuovi prodotti o fare look diversi, ma semplicemente, non so, magari mettere un timer o truccarsi solo con prodotti di un colore, quindi cambiare un pochino, ecco, diciamo. Quindi spero tanto che vi sia piaciuto e niente, se è così non dimenticate di lasciare un like e un commento per farmi sapere appunto se vi è piaciuto e cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo utilizzato. Vi ringrazio tantissimo per la compagnia e spero di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!